In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, la tua santa divina presenza, umilmente ci poniamo, lodando, ringraziando e benedicendo innanzitutto il tuo santissimo nome, e dominandoci la tua presenza, riconoscendosi poveri peccatori, miserabili, miseri, bisognosi di tutto e incapaci da noi stessi di compiere alcuna azione utile alla salvezza. Invochiamo per questo umilmente la tua misericordia e il tuo perdono, e invochiamo anche il tuo Santo Spirito perché ci assista, ci accompagni e ci faccia da maestro in questa orazione. Deus meus totocorde penitens me omnium eorum peccatorum. E acque detestor, quia peccando non solum penas a te iuste, statutas pro merito sum, se presertim qui offendi te sum un bonum actinium qui, super omnia diligaris. Ideo firmiter pro bono, adiuvante gratia tua, decetero me non peccatorum, peccandique, occasiones proxima, sfugiturum. Amen. Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, che tu creasti pectora. Qui dice l'Isparacitus, Donum Dei Altissimi, ons vivus ignis caritas et spiritualis sunt, tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone dita scuttura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, facenque dones protinus, tuttore sitte previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te putriusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, Filio via mortuis, surrexit ac paraclito in saeculorum saeculana. Emitte spiritum tuum creabuntur, renovabis pace in terra. Dalla vita interna di Gesù Cristo, Resor Cecilia Bai, capitolo sesto, ciò che praticò il Figlio di Dio nel suo interno durante la dimora in Egitto, prima parte. L'inchino dell'albero, il rifiuto degli egiziani, la preghiera per i fratelli. Arrivati alla porta della città e rese le dovute grazie al Padre mio, già stavano in subbuglio tutti i demoni che qui erano adorati. Sentivano una certa potenza sopra di loro che li violentava e forzava ad uscire da quei simulacri. Non sapevano da dove ciò procedesse, perché ancora ad essi era nascosto il divino mistero. Già il Padre mio operava quel tanto di cui io avevo pregato. Entrando nella città, l'idolo che qui si trovava in un famoso albero si disfece in minimi pezzi e l'albero chinò i suoi rami in atto umile per adorarmi e riconoscermi per suo creatore, per vero figlio di Dio. Ringraziai il Padre mio di quello che si era degnato operare e lo ringraziai anche da parte di quel popolo che non conosceva il beneficio che gli aveva fatto, anzi, stimava somma disgrazia quel che gli era successo. Mi disse il Padre mio, in quell'istante, che si chinò quella creatura insensata per adorarmi, ricevete mio diletto figlio l'ossequio di questa creatura insensata. Insegno di quello che riceverete poi da molte creature umane, per amore delle quali vi siete da poco incarnato voi.
Ricevetti con molta allegrezza quell'adorazione, sapendo che quella era un segno di una caparra di quelle che dovevo ricevere dalle creature umane. Di tutto questo godevo molto per la gloria del Padre mio e la salvezza loro. Quanto poi io mi dimostrassi grato al diretto Padre per quello che mi aveva detto, potete immaginarvelo e con quanta finezza di affetto lo ringraziai e lo pregai per tutti, ma soprattutto per quelli che dovevano ricevere la luce della santa fede. Verificatisi questi prodigi nell'entrata che io feci in Egitto, tutto il popolo si mise in agitazione. Stimava grande disgrazia quello che invece era per loro grande misericordia e grazia del Padre mio. Ed essendo la mia diletta madre con il suo sposo Giuseppe riconosciuti per gente di nazione differente dalla loro, incominciarono molti a rivolgere il loro sdegno contro di essi, sicché ricevevano molti improperi e strapazzi. Sentivo, sposa mia, una gran compassione per quella gente, tanto cieca e miserabile. Offrivo tutti quegli strapazzi di ingiuria al Padre mio e lo pregavo che si degnasse di dar loro luce e grazia, da poter riconoscere il loro errore e che avesse pietà di quelle anime ingannate dal demonio. Pregai ancora che, siccome soffrivo tanti strapazzi e villanie, da quel popolo tanto da lui beneficato e in cambio di ringraziamenti per i benefici fatti loro ne ricevevo oltraggi, si degnasse di perdonare a tutti i miei fratelli, in grazia mia, tutti gli affronti che da essi avrebbe ricevuto al momento di far loro qualche beneficio e qualche grazia particolare. Da essi quella è stimata molte volte come una disgrazia per la loro cecità. Infatti, non conoscendo i benefici divini, anziché ringraziarlo, lo offendono e si ravvigliano contro il loro benefattore. Questa, sposa mia, è una delle maggiori ingiurie che fanno i miei fratelli al Padre mio. E siccome a lui questo tanto dispiace, con più calore lo pregavo di perdonarli. Gli offrivo tutti quegli affronti che ricevevo affinché la sua divina maestà si placasse e si mostrasse facile al perdono, non da essi meritato, ma da me impetrato. Come difatti si mostrò il diletto padre molto placato per le mie suppliche ed inclinato al perdono, troppo gli erano grate le mie offerte, e con amore così grande ascoltavo le mie suppliche, che non vi era cosa che gli chiedessi che lui con tutta benignità non mi concedesse, benché i miei fratelli fossero del tutto immeritevoli. Lo pregai ancora che si degnasse di dare virtù e grazia a tutti quelli che, beneficando i loro prossimi per amore suo, ne ricevono poi da questi per ricompensa e ingratitudini strapazzi e villanie. Ed il benigno padre mi promise di farlo con tutta generosità. Anzi, mi promise di voler proprio lui essere il rimuneratore di tutto quello che faranno per amore suo, e che quantomeno sarà la gratitudine e la ricompensa che riceveranno dalle creature da loro beneficate, tanto maggiore e sovrabbondante sarà la gratitudine e ricompensa che essi riceveranno da lui. Ottenuto che ebbi tutto questo per i miei fratelli, gli resi a nome di tutti le dovute grazie, e da parte degli ingrati gli domandai perdono. Fu molto gradito al padre mio questo ufficio che io facevo a nome loro e lo riceveva come se appunto da loro fosse fatto. Mi promise il padre mio di dare a tutti la grazia sufficiente per vincere questa passione e la sua particolare assistenza a quelli che si sarebbero serviti di detta grazia. Chi si lascia dominare dalla passione non vuole servirsi della grazia che gli dà il padre mio, ma vuole secondare la passione. Perciò resta da quella superato e vinto, resta privo del merito, schiavo e soggetto alla sua passione, diventa indegno del nome di mio fratello perché vuole operare diversamente da quello che ho operato io e non vuole servirsi della grazia che io gli ho impetrato dal mio diretto padre. Per questo è indegno anche del nome di figlio di Dio, ma è vero figlio del diavolo, perché vuole seguire e assecondare la passione dell'invidia, di cui il diavolo è padre.
come lo è anche di tutti gli altri vizi e passioni disordinati. Sentivo molta consolazione per quelli che ben distintamente vedevo che si sarebbero serviti bene della grazia ed avrebbero superato la passione contraria alla virtù. Ne davo lode al Padre mio e lo ringraziavo in nome loro. Sentivo anche una grande pena per quelli che non si sarebbero voluti servire della grazia, ma che avrebbero assecondato la loro indegna passione, i quali erano in gran numero. Restavo perciò molto amareggiato, vedendo il poco conto che facevano i miei fratelli di quella grazia, che con tante suppliche e con tanta premura avevo impetrata dal Padre mio, ed egli con tanto amore e benignità donava loro. Molte volte sfogavo la mia pena col diletto Padre, gli dicevo spesso: Padre mio, giusto e misericordioso, tutto amore, tutta carità. Tu vedi l'ingratitudine e l'ostinazione dei miei fratelli, perciò ti prego di perdonarli, perché non sanno quello che fanno, non ti conoscono e perciò non ti stimano e non ti amano. Io ben conosco chi sei tu, diletto mio padre, e perciò ardo del tuo amore e mi brucia il cuore per lo zelo del tuo onore. Tu vedi, padre mio amoroso, quanto opero e quanto bramo di operare affinché sia onorato e glorificato il nome tuo. Tu vedi il desiderio che ho, che ognuno ti onori, ti glorifichi, ti magnifichi e ognuno ti ami e ti serva con tutta perfezione. Padre mio benigno, consolami, fa che tutte le creature ti conoscano per quel che sei e si sottomettano di buon cuore al tuo comando e vivano tutte a te ubbidienti. Non voglio la gloria mia, ma la tua. Dio vero onnipotente, immenso, incomprensibile, inenarrabile, ecco il tuo figlio unigenito pronto e soggetto al tuo volere. Fa di me ciò che vuoi, ma consolami, Padre mio amantissimo. E la consolazione che io bramo, altro non è che tu sia conosciuto, amato, servito, adorato da tutte le creature con la maggior perfezione loro possibile. E questo non per altro fine, se non perché tu lo meriti. Bramo che tutte le creature si salvino per dare gloria a te affinché tu sia amato da esse per tutta l'eternità. Per questo abbraccio volentieri questa vita così stentata e abietta, affinché sia fatta la tua volontà, cioè che ognuno si santifichi per mezzo della tua grazia e segua i miei esempi. Padre diletto, accetta queste mie suppliche con un decreto di grazia e consolami. Si compiaceva molto il Padre mio di queste mie suppliche e per consolarmi mi faceva vedere il numero degli eletti e mi diceva con grande amore: Tu sei il mio figlio diletto, nel quale io molto mi compiaccio e dal quale io sono perfettamente amato e obbedito. Mi consolavo molto, sposa mia, nel sentire il Padre mio e nel vedere il numero delle anime giuste. Ma mentre stavo godendo di questa consolazione, mi si faceva innanzi il numero grandissimo delle anime miserabili, che erano reprobe, così si amareggiavo per la consolazione. Come già vi ho detto in più luoghi, non ebbi mai, finché vissi sopra la terra, alcuna consolazione che non fosse accompagnata da una grande amarezza, così che spesse volte la consolazione mia terminava in amarissimo dolore. Questo dipendeva per lo più dal vedere il numero grande di quelle anime che si sarebbero dannate. E come sarebbero state vane per esse tante mie suppliche, fatiche e patimenti. Avendo esse un rimedio così potente per potersi salvare, non ne facevano alcun conto e volontariamente si precipitano nell'abisso di ogni male, di ogni pena e di ogni miseria. Quanto mi faceva soffrire e quanto mi amareggiava questo pensiero, non solo mi faceva versare lacrime, ma mi amareggiava tutta la dolcezza che ricevevo dalle parole amorose del Padre mio. Infatti, se uno gode nel ricevere gli affetti scambievoli di chi ama, molto più prova pena nel vedere offesa, oltraggiata e disonorata la persona amata. Così io, poiché ricevevo una grande consolazione nel sentire le parole amorose del diletto mio padre, molto più provavo pena e tormento nel vederlo offeso, oltraggiato, disonorato da un gran numero di anime infelici e ostinate. Si sarebbero dannate per sempre, avrebbero odiato per sempre il Padre mio,
e sarebbero state da lui odiate e incapaci di ricevere mai più la sua grazia e di tornare alla sua amicizia. Laudentur Jesus et Maria. All'inizio di questa meditazione, anche per far comprendere quanto essa sia radicata nella sana e santa tradizione cattolica, volevo leggere un passaggio del meraviglioso inno in onore della Madonna che si chiama l'Akathistos. Inno che si recita in piedi, per la recita del quale è un inno molto, proprio veramente dire stupendo e dire poco, non ci sono parole per descrivere questo inno. E è lungo, quindi non si celebra, non si recita in 2 minuti, ci vuole 10 minuti, un quarto d'ora, forse anche 20 a seconda della velocità con cui si pronuncia. Per una mia devozione personale, io lo uso sempre durante la novena dell'Immacolata in parrocchia e come prima preghiera da rivolgere al Signore con l'avvento dell'anno nuovo, il 1° di gennaio. E l'undicesima strofa proprio descrive quello che il Signore ci ha descritto oggi nella prima parte della meditazione, la caduta degli idoli d'Egitto. Leggo. Irradiando all'Egitto lo splendore del vero, dell'errore scacciasti la tenebra, che gli idoli allora, o Signore, fiaccati da forza divina, caddero, e gli uomini, salvi, acclamavano la madre di Dio. Ave riscossa del genere umano, ave disfatta del regno d'inferno, ave tu inganno ed errore calpesti, ave degli idoli sveli la frode, ave tu mare che inghiotti il gran faraone, ave tu roccia che fondi le acque di vita, ave colonna di fuoco che guidi nel buio, ave riparo del mondo più ampio che nube, ave datrice di manna celeste, ave ministra di sante delizie, ave tu mistica terra promessa, ave sorgente di latte e di miele, ave vergine e sposa. La caduta degli idoli dell'Egitto. Simulacri di demoni. Immagine, evidentemente, della caduta degli idoli dai cuori degli uomini. Si avvicina il giorno della Pasqua, figlioli miei cari. Io spero che qualcuno di noi, magari molti, come dire, siano in grado anche di gustare tutte quante le bellezze delle liturgie e dei simbolismi che saranno fortemente proposti in questi giorni. Per esempio, la vigilia pasquale, è evidente, la terza lettura obbligatoria, peraltro, della vigilia pasquale narra l'uscita, il miracolo del passaggio del Mar Rosso, quindi l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, perché questo è un evento emblematico. Cioè, i padri si chiamano apostolici e subapostolici, si pensi per esempio a Melitone di Sardi, e hanno scritto delle pagine poetiche ma anche teologiche meravigliose su queste cose, no? Cioè, il passaggio dall'Egitto alla distruzione del faraone riguarda noi. Le acque in cui siamo stati immersi sono quelle del battesimo, il faraone è il diavolo. E faraone diavolo, purtroppo, vuole essere adorato. E la maniera con cui si adora il diavolo, purtroppo, è servire gli idoli di questo mondo. Non sono queste favolette o modi di dire o espressioni reali, o espressioni, scusate, surreali, quindi ideali. È la lettura simbolico-tipologico della realtà di ogni essere umano.
Egitto in ebraico si dice Mizraim. Mizraim significa letteralmente angoscia. Il luogo dell'angoscia. Le vite angosciate, il vuoto di una vita senza Dio che in questi giorni non credo in tantissime chiese perché si è persa questa consuetudine, ma in alcune si può essere contemplato, ecco, nella scena forte. Desolante, non gradevole, ecco, della velatura, del vedere le statue velate, le statue crocifissi velati, ma significativa, perché la stragrande maggioranza del genere umano campa così. Io non solo raccomando questa cosa, ma tanto siamo ancora in tempo, nel senso sono passati 3 giorni dal tempo di passione, ma bene sarebbe farla anche potendo in casa propria, cioè proprio in questi giorni rimanere un po' in crisi, primo del dramma delle sofferenze che il figlio di Dio ha dovuto sopportare. Qui oggi abbiamo avuto una rassegna per la nostra salvezza, motivo per cui la Chiesa è in lutto in questi giorni, ma secondo anche il vuoto, il dramma orribile, devastante, di una vita senza Dio. Vita senza Dio che, qualora impenitente, oggi abbiamo sentito da Gesù con parole certamente addolorate e accorate, ma anche tragicamente vere, la fine che fa. Questi scritti, ce ne saremo accorti, spero, sono evidentemente in perfetta, soltanto continuità con ciò che si è sempre creduto, insegnato nella Chiesa, ma anche con l'autentica e sana dottrina. Cioè, in un brano come oggi vediamo Gesù che fa tutto quello che sta in lui in quanto essere umano, in quanto non essere umano, in quanto verbo incarnato, in quanto rivestito di una natura umana simile alla nostra, per mezzo della quale lui opera da strumento di mediazione per la nostra redenzione, che lui fa il possibile, ripara i danni che gli uomini fanno, chiede perdono per le villanate continue, per le ingiurie, impetra grazie, cerca di placare il padre, gli dice: pago io, ci penso io, tu continua a perdonarli, tu fagli grazie. E però purtroppo gli effetti di tutte queste pene del Signore, di tutte queste sollecitudini, qual è stato? Qual è? Qual è? Ce lo dice lui qual è. Numero grande di anime che si sarebbero dannate. Dice lui numero grande. E come sarebbero state vane per esse tante mie suppliche, fatiche e patimenti. Io non mi diverto affatto nel citare queste cose, quindi nel farmene semplicemente cassa di risonanza. Quello che ho sempre cercato di fare come sacerdote, per quel senso profondo di responsabilità che avverto, perché con le anime non si scherza, perché se qualcuno va dietro a predicatori che sono ammalianti, ma sono maestri del nulla, non solo maestri del nulla, ma servi, spero, inconsapevoli del demonio, spero inconsapevoli, se ne vanno dritti all'inferno, specialmente dei tanti predicatori della stolta dottrina della misericordia, stolta, la cosa più grande, la cosa più immensa, la cosa più, l'attributo indubbiamente supremo della divinità, colui grazie al quale se non ci fosse la misericordia saremmo tutti spacciati, tutti.
che viene satanicamente, e dico satanicamente, trasformato in un serbatoio per l'inferno, quando viene predicata malamente, come ahimè, ahimè, io oggi vedo e sento fare in continuazione. Anche attraverso la ridicolizzazione sistematica da parte di certi signori, di chi non fa altro che ribadire ciò che tutti i santi, i dottori, i santi papi, i vescovi degni di questo nome, i mistici hanno sempre detto. Ripeto, aperte le virgolette. Questo dipendeva per lo più dal vedere il numero grande di quelle anime che si sarebbero dannate. E come sarebbero state vane per esse tante mie suppliche, fatiche e patimenti. Ma non si legge forse nel Nuovo Testamento che le anime, come dire, indegne, ingrate, rendono vana la croce di Cristo? Ma capiamo che significa. Primo Corinzi 1,17. Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a predicare il Vangelo, non però con un discorso sapiente perché non venga resa vana la croce di Cristo. E altrove si legge, peggio ancora, Galati 2,21. Non annullo dunque la grazia di Dio, infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Rendere vano la croce di Cristo è morire invano. Inutilmente. Quanti sono stati i santi e i mistici che hanno detto, insegnato, per esempio, fra le tentazioni più grandi e le sofferenze più grandi vissute da Gesù nell'orto degli ulivi, che è stata una devastazione assoluta per la sua santissima umanità, soltanto per il suo eroismo unico è riuscito a superare quell'inferno di quelle 3 ore, con la sua volontà umana eroicamente unita a quella divina, una delle pene più grandi, l'inutilità per molti del suo sacrificio. Si vede anche nella passione di Mel Gibson. Che cosa fai? A che serve fare questo? Maleisti chi sono certi uomini? Quelli non si convertiranno mai. Quelli sono poco meno che belve, abbrutite, superbe, arroganti. Guarda quante ce ne stanno anche tra quelli che dovrebbero essere tuoi, tra i ministri, tra i religiosi, tra le religiose. A che serve morire questa gente qui? E se non bastasse, Gesù, dopo aver delicatissimamente raccontato a noi che la causa immensa del suo dolore era veder offeso suo padre, così buono, così santo, cioè lui mi consolava, mi gratificava, e io lo vedevo continuamente offeso alle creature, ma non abbiamo noi questa esperienza, tutti. Quanto ci fa male vedere oltraggiata, offesa, disonorata una persona che noi amiamo profondamente. Quanto ci fa male? Vediamo un po'. Preferiamo essere oltraggiati noi oppure vedere trattata male una persona per noi cara? Che cosa preferiamo? Se uno gode nel ricevere gli affetti scambievoli di chi ama, molto più prova pena nel vedere offesa, oltraggiata e disonorata la persona amata. O no? Questo è vero anche per Gesù. E chi era la persona amata da parte di Gesù? Suo padre, qui parla solo di lui, ma attenzione che c'è anche sua madre.
Ho fatto riferimento alle pene del Getsemani, basta leggere qualche santo mistico, per esempio Maria Valtorta, per comprendere come l'altro dolore inaudito spirituale nel Getsemani era la necessità di far essere presente sua madre alla passione e quanto questo confliggeva con il bene che gli voleva. Evidentemente lui comprendeva bene che quella era una cosa necessaria. Perché anche se molti teologastri e chiacchieroni di oggi, che Dio li perdoni, storcono le labbra quando sentono parlare di corredentrice, la Madonna corredentrice lo è e come se lo è. E sorgerà quel giorno in cui un pontefice, chissà, Canuto come Pio IX, dirà al mondo: questa è la corredentrice e questa è una verità di fede non impugnabile. E mi immagino che faranno all'inferno quel giorno. Giorno di lutto, di disperazione, di grida, perché sorgerà quel giorno. Sicuramente, lo dico proprio con tutto il cuore, senza avere nessun dono profetico e senza niente di niente, da povero prete quali sono, ma non c'è nessunissimo dubbio che questo giorno sorgerà. In ogni caso, che succedeva? Il dramma di Gesù, no? Tra le tante cose, lui ci fa conoscere qualcosa, questa è la vita interna di Gesù Cristo. Anche perché possa essere il nostro specchio. Quali sono le cose per cui noi ci addoloriamo? Gesù si lamenta che quasi nessuno ci pensa a quante anime che si danno e non ne soffrono e non ci prega. Qui ora sarebbe come argomento che stimola la riflessione particolarmente di noi poveri preti. Ci porta niente che le anime se ne vanno verso l'inferno. O addirittura come forse qualcuno manco ci crede che qualche anima possa andare all'inferno. Quando il nostro Signore Gesù Cristo ci ha pianto lacrime e sangue su questa cosa, eh? E tu pensi di poter scrollartela di dosso dicendo: ma non mi farò ce l'ho nessuno, non ti preoccupare, che tanto Dio è misericordioso. Qui ci sta niente da piagne, ci sta da piangere sulla fame del mondo, non sull'inferno. Funziona così, funziona forse. E dice Gesù: ricevevo grande consolazione nel sentire le parole amorose del diletto Padre mio, ma molto più provavo pena e tormento nel vederlo offeso, oltraggiato e disonorato da un gran numero di anime infelici e ostinate. E ancora, e lo dice Gesù, non lo dice un sacerdote retrogrado, tridentino. Aspetta. Terrorista, talebano, spaventa le persone fino a farle piangere di disperazione perché parla di queste cose. Si sarebbero dannate per sempre, c'è scritto qui. Questo chiaramente può darsi anche che è la fantasia di una povera suora ovviamente da chiamare qualche medico a farla visitare, no? Però io leggo quello che c'è scritto qui, pagina 116. Vita interna di Gesù Cristo, Maria Cecilia Bai, Monastero San Pietro di Montefiascone. Si possono andare a parlare anche con le suore che sono ancora lì, eh? Si sarebbero dannate per sempre. Oibò. Avrebbero odiato per sempre il Padre mio. E sarebbero state da lui odiate. Cosa ha detto Gesù? Che il Padre odia qualche anima? Che dal paradiso odiano l'inferno. Sta scritto qui, sta scritto. E incapaci di ricevere mai più la sua grazia e di tornare alla sua amicizia. Oh, ma queste parole mi fanno tanto male. Ma magari ti facessero tanto male. Magari. La salvezza che il nostro Signore ci ha procurato, che evidentemente l'ha detto in questo stesso brano, l'ha detto. Io vorrei, ha detto, io vorrei che le anime fossero salvate tutti, tutte le vorrei salve, l'ha detto lui. Leggo ancora, perché Gesù dice tante cose, non dice soltanto che le cose brutte, dice anche le cose belle. Ma le dice bene però le cose belle. Bramo che tutte le creature si salvino, perché
per dare gloria a te affinché tu sia amato da essi per tutta l'eternità. Questo è evidente, questo qui. Cioè che Gesù voglia e che anche Dio voglia che tutte le persone si salvino. Ma questa è acqua fresca questa. Ma ci mancherebbe, ma ti pare che avrebbe fatto quello che ha fatto? E che avrebbe sofferto quello che ha sofferto dicendo questo sì e questo no? No, oppure vabbè, soffriamo questa cosa per un quarto del genere umano, per un decimo del genere umano, come diceva qualche padre della Chiesa, non sacerdoti, tridentini, talebani, retrogradi, medievali, eccetera, eccetera, no? Quindi avrebbe sofferto tutto quello che ha sofferto cioè, con questa intenzione? Ma dico, ma stiamo scherzando, stiamo? Però, dinanzi a questa verità, che è l'attestazione retta dell'infinita misericordia divina, c'è quell'altra, c'è, non ce n'è una sola, così come non c'è soltanto quella che ho letto prima, che per questo che ho letto pure la prima. È che nonostante questo, siccome la salvezza non si fa senza la nostra libertà, c'è un certo Agostino di Ippona, un certo Agostino di Ippona, cioè ovviamente, no? Un certo Agostino di Ippona, possiamo tranquillamente farne a meno di Agostino di Ippona, giusto? Da parte sempre di qualche intelligentone che si pensa che il pensiero sia cominciato con lui e non abbia 2000 anni di storia della Chiesa alle spalle. Sant'Agostino ha scritto chiaramente: Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Non si va in automatico in paradiso. La dannazione non è una chimera. Ma sì, ma può andare all'inferno, chi lo sa che ha fatto? Avatte quante caro. Ma quando mai? Dove sta scritto questa roba qui? Quale santo ha mai insegnato questa dottrina? Andateglielo a chiedere a tutti quanti quelli che fanno prediche di questo genere e e andranno all'inferno loro portandosi dietro una caterva di gente che gli va dietro. Chiedeteglielo. Mi fai vedere qualche scritto di qualche santo dove c'è scritto quello che dici tu? Fammene vedere uno, per favore. Me ne basta uno. Uno ne voglio vedere. Per cui, amici miei cari, io non mi diverto affatto a commentare queste cose, l'ho sempre detto. A me piacerebbe moltissimo dire: coraggio, amici, dai, è venuto Gesù, ci ha pensato lui, tanto ormai ci ha pensato lui. Quindi, se è bello, se è brutto, se è buono, se è cattivo, se è peccatore, se è giusto, se è santo, se è empio, se è quello che te pare, te preoccupare, tranquillo. Ma che io non mi divertirei? Ma che non mi piacerebbe pure a me? Ma che sono contento che pure io, se non mi sto attento, rischio di andarmene all'inferno? Perché io lo so che rischio di andarmene all'inferno, eh. Spero di non fare per quanto sia cosciente. Per quello che mi è dato di capire, io spero che adesso non sto facendo niente di particolarmente. Ma che mi faccio ad esserne sicuro io? Ma che ne so io se Dio è contento di me? Lo spero. Mi guardo e dico, signore mio, che ne so, se mi si è mangiato il cervello il gatto, se mi sono impazzito, se sto facendo qualcosa di brutto che non mi rendo conto, fammelo vedere. Ma che ne so io? Quindi prendiamo sul serio le lacrime di nostro Signore Gesù Cristo, le sue pene, i suoi dolori, che non è che si è messo a piangere, ha pregato e ha sofferto quello che ha sofferto, che gli è andato per storto pure un po' di consolazione ricevuta dal Padre, perché questo ci ha detto oggi, pure quella, perché doveva poi prendere coscienza e vedere con scienza di visione, diceva San Tommaso, quindi con conoscenza futura, certa e infallibile, perché era Dio, perché per molti era tutto inutile. Non c'era verso di fermare quelle volontà tetragone, come quelle di molti che stanno in giro adesso. E si vergognano di quello che pensano, di quello che dicono, di quello che insegnano. E state attenti ad avere discernimento. Io non voglio convincere nessuno, io non cerco né adepti, né proseliti, né gloria di nessuno. Il Signore lo sa che io, se lui me lo chiede, spengo tutto e chiudo tutti i canali tra 3 minuti. Quello che mi anima è la sollecitudine anche per quanto mi riguarda, per le anime e per la gloria di Dio. Liberissimi chiaramente di non crederci e di pensare altro. Però attenzione a quando facciamo le nostre scelte, attenzione in questi tempi sciagurati a chi diamo retta. Perché dinanzi a certe prospettive, non dimentichiamo mai, qualcuno si sbaglia. Qualcuno si sbaglia, eh?
Perché tra i cantori della misericordia, misericordia, misericordia e i cantori del sì, la misericordia c'è, ma c'è pure la giustizia, uno dei due si sbaglia. E attenzione a capire bene chi dei due si sbaglia, non per dare gloria e incenso a qualche essere umano, a cui non bisogna mai darlo, ma per il bene della propria anima. Bene, Signore Gesù, oggi c'è un pochino istruito con questa meditazione, ribadendoci delle verità che dovrebbero essere note, però riformulate e rivissute a partire dal tuo interno, da come la consapevolezza di queste cose ha segnato, ecco, il tuo cuore e ha causato grandi dolori. Ti chiediamo sempre al Signore un discernimento per comprendere e saper riconoscere sempre la tua voce e saperla distinguere dai sibili scimmioneschi dei demoni o dei demoni incarnati che blandiscono con dottrine suadenti e carezzevoli all'udito, ma intrise di veleno, veleno che uccide. E che causa purtroppo l'eterna dannazione. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, che respexit humilitate mancille sue, cenem ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius misericordia eius a progenie progenies dimentibus eum. Fecit potentiam in braccio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposuit potentes te sedet, exaltavit humiles, esurientes in plebit bonis et divites dimisit in anes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est ad patres nostros, Abrahamen et semineus in saeculo. Gloria, Patri, Figlio e Spirito Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, quis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus et nobis sua pace in vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria.